Sono uno di quelli che ritengono il Marocco sia un tutt'uno, non si spartisce. Anzi, ritengo sia tutto il mondo islamico un tutt'uno, dall'Africa nord-ovest fino all'Indonesia. Non è credente davvero nell'Islam colui che professa un nazionalismo egoista che non è altro che uno dei residui del colonialismo occidentale del Medio Oriente. Io ritengo, e la mia religione conferma, che l'intera umanità sia un'unica famiglia, dove non vi è un merito di un arabo su un non arabo, eccetto nel timore di Dio. Muhammad al-Mukhtar al-Susi. Muhammad al-Mukhtar al-Susi, uno dei protagonisti del risorgimento marocchino alla metà del XX secolo, ebbe un contributo notevole nella letteratura, la poesia, la scienza della lingua, la giurisprudenza islamica e nel sufismo e nella storia. Fu uno degli uomini di resistenza contro la Francia coloniale all'epoca. Rappresentava l'intellettuale modello che concilia la sua identità amazigh con il senso di appartenenza alla cultura araba islamica. Nacque Muhammad al-Mukhtar al-Susi nel 1900 a Ilr, nella regione del Sousse, nel sud del Marocco. Crebbe in una celebre famiglia, conosciuta per il suo amore verso la sapienza e l'educazione spirituale. Suo padre fu lo Sheikh Ali ibn Ahmad al-Ilghi, guida della confraternita Darqawi. La sua prima maestra fu sua madre, Ruqayya, gli insegnò i principi dell'alfabetizzazione e un po' del sublime Corano. Poi lo iscrisse in una serie di scuole coraniche, così fece i 7 cicli della memorizzazione del sublime Corano, dette Khatamat. All'età di 14 anni si trasferì a Ifran, dove continuò i suoi studi con il suo maestro e poeta al-Tahir al-Ifrani. Nel 1918 si trasferì ancora a Marrakesh, culla delle scienze islamiche classiche nel Maghreb dell'epoca, dove conseguì i suoi studi ad Ahwaz con i sapienti più illustri dell'epoca. Nel 1924 raggiunse la più celebre università islamica nella storia, Al-Qarawiyyin, nella città di Fes, dove coltivò la sapienza dai massimi sapienti del Marocco. Fece parte del movimento politico-culturale per la resistenza contro la Francia coloniale, guidato dalla classe intellettuale marocchina. Raccontando questa fase della sua vita, disse Muhammad al-Mukhtar al-Susi: «Ho scambiato il mio pensiero con un altro pensiero. Ho maturato un pensiero moderno basato sulla conoscenza, la fede e la sunna profetica. Avevo una compagnia devota nella sapienza e nella religione e con estrema lungimiranza». Il primo progetto di Muhammad al-Mukhtar al-Susi fu quello di investire nell'istruzione della nuova generazione per formare una classe dirigente nazionale capace di lottare contro l'agenda colonialista francese. Oltre ad insegnare ai suoi allievi la lingua araba, il Corano, la storia, la sira e la letteratura e l'esegesi, tutte le spese dello studio dei suoi allievi erano a suo carico. E così fondò una serie di scuole private per contrastare il programma di istruzione colonialista che mirava a depennare tutti i tratti dell'identità islamica marocchina. Le autorità francesi cercarono di disabilitare questo progetto e mandarono Muhammad al-Mukhtar al-Susi in esilio nella sua città natale, lontano dai suoi allievi e dai suoi studenti. Nel 1945 venne liberato e partì per Marrakesh, dove riprese il suo progetto educativo e culturale e subì di nuovo altre restrizioni. Si trasferì a Casablanca, però venne catturato e mandato di nuovo in esilio nel deserto per 2 anni insieme agli altri protagonisti del Movimento Nazionale per la Resistenza.
fondò l'associazione degli ulema di Sousse, la quale fu a capo della costruzione dell'istituto islamico nella città di Taroudant, e fece parte del comitato scientifico che elaborò il codice dello statuto personale marocchino, Mudawwanatul Ahwal al-Shakhsiyya. Fu il primo ministro del Ministero degli Affari Religiosi in Marocco dopo l'indipendenza e poi un giudice presso il Palazzo Reale. Cofondatore di due associazioni, una culturale in cui fece il presidente e un'altra politica in cui il presidente fu Alain Elfassi, uno dei leader del Movimento Nazionale per l'Indipendenza. In prossimità della dipendenza del Marocco, fu liberato insieme ai suoi compagni e fu uno degli uomini di Stato nel periodo post-indipendenza e ricoprì dei massimi ruoli ministeriali di ordine religioso. Si dedicò successivamente a pubblicare numerosissime opere che rappresentano tuttora un riferimento nelle ricerche storiche, letterarie e giuridiche nel Marocco. Poiché fu l'esperto nella storia del Sousse e dei suoi autori, fu l'esperto della lingua araba e della poesia classica e tradusse una serie di opere della tradizione araba alla lingua amazigh e fu uno dei grandi rinnovatori del pensiero islamico classico. Tra le sue più celebri opere, l'Enciclopedia al-Masul, dove raccolse i più celebri maestri e sapienti dell'educazione spirituale. Questa enciclopedia conta 8.000 pagine e racconta la biografia di 4.000 sapienti e giuristi e letterari. Hilal Gzula, l'opera che raccoglie l'insieme dei suoi viaggi alla ricerca della sapienza. Il prigioniero del deserto, il diario del suo esilio dove accenna la lotta della classe politica marocchina in esilio. Tradusse anche i 40 hadith an-Nawawiyya nella lingua amazigh. Lasciò questa vita nel 17 novembre del 1967. Allah abbia misericordia della sua anima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.